Chiaramente un esempio ideale, e però ci serve.
preannuncia con i punti. Allora, consideriamo un elemento in cui abbiamo un'asta una che è rigida, quindi deformabile, disposta perfettamente in verticale, corona integrata alla base, sistema è chiaramente labile, quindi per rendere la struttura meno isostatica, dobbiamo mettere almeno una molla rotazionale, in questo caso qui. Poi vogliamo dimettere il carico P in verticale e ci domandiamo quelle che sono, quelle che possono essere le condizioni di equilibrio di questa struttura qui. Allora, se noi veniamo dalla teoria del primo ordine, è basata fondamentalmente su due, a due risvolti. Il primo risvolto è quello che normalmente gli spostamenti sono piccoli, ma spostamenti intendo tutte le quantità cinematiche, quindi le deformazioni, gli spostamenti, le rotazioni, quant'altro, tutto piccolo. Questo qui ha fondamentalmente il vantaggio di poter permettere delle semplificazioni che sono di tipo analitico. Ce ne sono tante, per esempio noi possiamo concludere il seno di un angolo, col suo angolo, la tangente dell'angolo, col suo angolo e così via. Poi per esempio anche se avessimo non una colonna rigida ma una colonna flessibile, possiamo usare l'approssimazione che la curvatura è circa uguale, la curvatura della nostra asta fatta il segno, è circa uguale a derivata seconda della linea elastica. Sono tutte approssimazioni analitiche che ci tornano utili. L'altro aspetto invece è qualcosa di meccanico e implica, riteniamo, che l'equilibrio della nostra struttura, l'equazione di equilibrio, le possiamo scrivere con riferimento alla configurazione indeformata. Quindi l'equilibrio, l'equazione di equilibrio nella configurazione deformata. Sono due risvolti, uno meccanico, quello sull'equilibrio, e l'altro analitico. Vedete, questo ci serve a scrivere equazioni che sono fondamentalmente lineari. Questo è invece un aspetto concettuale riguardo a come pensiamo che l'equilibrio si sviluppi nella struttura. Vi faccio notare che qualsiasi struttura, anche questa, se io la carico, l'equilibrio si instaura in una configurazione deformata. Quindi questa qui non è vera, mi serve solo per qualsiasi struttura, il nostro solaio deve essere in equilibrio, però noi non ci siamo accorti se è abbassato di 5 mm quando siamo entrati. Il fatto che però gli spostamenti sono molto piccoli, si ritiene che l'equilibrio possa essere scritto in configurazione deformata. Ecco, adesso noi cominciamo a smontare queste due ipotesi qua. Quindi per esempio con riferimento a questa struttura qui, noi cominciamo a considerare questa situazione. Questa qui è la configurazione deformata della mia mensola e immagino che la mensola possa aver subito qualche sbandamento. L'unico grado di libertà che ha questa struttura qui è la rotazione attorno alla cerniera. Supponiamo che qui per qualche motivo ci possa essere stato lo spostamento phi in questa direzione qua, quindi la mia mensola rigida ruotata in questa maniera qui, questa è la leggezza phi, chiaramente il carico applicato in testa alla mia colonna, questo è il vertice A, il vertice A sta qui, quando si sposta spostato nella configurazione A'. Supponiamo che il carico sia di tipo gravitazionale, quindi sia praticamente un peso, resta costante diretto verso il centro della Terra che sta qua sotto,
dobbiamo considerare l'equilibrio della nostra cultura in questa configurazione. Non consideriamo nessuna di queste ipotesi qua, no. Consideriamo una degli spostamenti che siano anche grandi, come ho fatto io qui, parlando circa 20 gradi, e allora quello che noto è, la prima cosa che devo pensare di fare è vedere quali sono stati gli spostamenti del vertice a primo della mia mensola. Allora, il vertice a primo è spostato di destra in orizzontale, e come vedete lo spostamento trasversale, l'andamento, è molto più grosso dell'abbassamento del punto A nel primo. Allora, l'abbassamento verso da A da primo, verticale, è più piccolo, chiamiamo con delta, però delta è piccolo. Allora, per quanto riguarda gli aspetti cinematici, delta grande è uguale alla altezza della nostra colonna, chiamiamola L, quindi è L per questa distanza qui, questa ipotenusa, questo è l'angolo, L è delta è L per il seno di phi, mentre delta piccolo è uguale, possiamo fare tutto questo L qua, meno questa distanza qui, questa distanza qui è L per il coseno di phi. Possiamo anche raccogliere la L, quindi l'espressione è L per 1 meno coseno di phi. Se a questo punto possiamo descrivere l'equilibrio nella configurazione deformata della nostra asta rigida, questa qui è l'asta rigida, se volete la segniamo anche così in grosso, quello che noi notiamo è, possiamo scrivere il momento rispetto al punto B e possiamo scrivere come parola di momento rispetto al punto B uguale, c'è cioè un momento esterno che vale più per delta grande meno la risposta interna che è kp per B, e questo deve essere uguale a 0. Se volete, questo qui è il momento esterno, il del carico applicato, questo qui è il momento interno della rigidezza elastica che è concentrata nella molla. Questa equazione qui può anche essere vista come momento esterno, vedete il momento instabilizzante deve essere uguale al momento di richiamo, ovvero il momento alle volte viene detto di restoring. L'equazione che noi otteniamo non è particolarmente difficile, particolarmente giusta, vale P per L seno di phi meno K phi per phi uguale a 0. Ecco, anche in questo caso qui, eventualmente possiamo ricavarci la soluzione. Però l'equazione non lineare, la soluzione è, bisogna ricavarci da phi, però come vedete la soluzione è non lineare perché c'è questo termine qua che è un seno, quindi hanno un comportamento, l'equazione è complessa e non lineare. Questa qui è la soluzione esatta in cui abbiamo tenuto in conto che gli spostamenti non sono piccoli, perché la rotazione è un angolo qualsiasi, tanto è vero che noi facciamo un seno. Poi, un'altra cosa, abbiamo scritto l'equazione di equilibrio nella generica configurazione deformata. Scusate, la generica configurazione deformata, questa è la soluzione esatta, con spostamenti grandi, equilibrio della configurazione deformata. L'equazione però, come vedete, è un'equazione non difficilissima, però è comunque
passaggio che noi possiamo fare è questo. Di queste due ipotesi qua, quella che è più pregnante, più importante per noi, è questa qui. Questo qui è semplicemente qualcosa che ci facilita la vita nelle equazioni, no? Però quello che è significativo è questo. Allora, facciamo così, delle due ipotesi, teniamo buona questa, quella che tutto sommato è più innocua, nel senso che ci serve solo per rendere i calcoli semplici. E viceversa, consideriamo l'equilibrio della configurazione deformata. Quindi, il passaggio che noi facciamo è una soluzione approssimata, in cui fondamentalmente riteniamo che gli spostamenti sono ancora piccoli. Quindi gli spostamenti sono piccoli per rendere l'approssimazione analitica. E viceversa l'equilibrio scriviamo nella, quello che ci interessa nella configurazione deformata. Scriviamo equilibrio nella configurazione deformata, che è quello più importante per noi dal punto di vista del significato. Noi ci interessa vedere cosa succede quando l'equilibrio lo scriviamo nella configurazione deformata. E poi abbiamo poca voglia di scrivere equazioni non lineari, riteniamo buoni che gli spostamenti siano piccoli. Però vediamo l'equazione dell'equilibrio in condizioni di equilibrio quando la configurazione è deformata. Allora, se possiamo usare approssimazioni analitiche, se questa la riteniamo valida, mentre questa no, vuol dire che possiamo considerare delle approssimazioni di questo tipo qua. E in particolare, per esempio, possiamo considerare l'approssimazione del seno come il seno, quindi potremmo approssimare il seno come pi, poi se volete il passo successivo sarebbe questo e così via. Alla stessa maniera, per esempio, se dovessimo avere da qualche parte il coseno, questo sarebbe approssimato in questa maniera, così via, poi tutte le altre approssimazioni. Ecco, quello che noi facciamo è questo, ritenere che le approssimazioni analitiche possano essere fatte e in particolare riteniamo di fermarci al secondo ordine. Quindi l'approssimazione che noi facciamo sulle quantità analitiche, adesso la specifichiamo un po' meglio, usiamo delle approssimazioni analitiche però fino al secondo ordine, che vuol dire che in tutti gli sviluppi in serie noi ci teniamo soltanto i termini fino al secondo ordine. Se voi sapete, questo è lo sviluppo in serie del seno secondo Taylor-Florin, dove c'è il termine lineare, il termine cubico e così via, i termini dispari. Questo invece è il termine dello sviluppo del coseno, in cui ci sono termini pari, l'ordine 0, 2, poi 4, 6 e così via. Ecco, noi in tutte le approssimazioni stabiliamo che utilizziamo lo sviluppo in serie del secondo ordine. Quindi, quello che noi pensiamo di sviluppare è come, diciamo, emendamento della prima, della teoria del primo ordine, in base a tutte queste cose qui, noi ci consideriamo una teoria approssimata e scriviamo l'equilibrio della configurazione deformata. E poi approssimiamo tutto al secondo ordine. Giustamente le quantità cinematiche sono comunque sempre piccole, perché se li possiamo sviluppare in serie, vuol dire che sono piccoli. Però sono piccoli, adesso li precisiamo in questa maniera qui. Sviluppo al secondo ordine. Allora, l'equazione, in questa maniera qui, con questi presupposti, deve essere scritta sempre nella configurazione deformata. Però dove c'è, ci sono funzioni trigonometriche, seni, cosini, quello che è, possiamo usare il sviluppo in serie secondo ordine. Allora, se io leggo questa equazione qui, mi viene pi per L, al posto che seno, al posto che questa funzione qua sviluppa al secondo ordine, sviluppa al secondo ordine è pi meno pi al cubo, 3 fattoriale, più pi alla quinta
diviso 5 fattoriale, così via. A me interessano fino al secondo ordine, le potenze fino al secondo ordine. Questa mi va bene, questa è al terzo ordine, da qui in poi questo via tutto. Quindi in questo caso qui col seno ho semplicemente da tenere conto che seno di phi è circa phi, poi ci sarebbero termini di ordine superiore, che diventa cubi come tutti gli altri, però da qui li butto via. Quindi questo termine qui diventa questo e poi mi resta meno kp per phi, phi è già funzione lineare, non funziona di niente, e questo qua è 0. Quindi questa è l'equazione che mi rappresenta l'equilibrio di quel corpo rigido, il permesso della rigida quando eventualmente potesse sbandare di phi, equazione di equilibrio scritta nella configurazione deformata, in cui però phi, il tempo sia piccolo, in modo tale da poter sviluppare questo termine trigonometrico in questa maniera. Allora, se noto questa equazione qui, se noto questa, guardo questa equazione qui la posso scrivere in questo modo qui. Posso raccogliere phi e poi in genere conviene riordinare in questo modo qui. Ho cambiato semplicemente il segno mettendo il termine con kp come positivo. Questa è un'equazione esattamente uguale a questa parte delle manipolazioni, equazione algebrica. L'equazione algebrica mi è nata perché io ho potuto degradare le funzioni trigonometriche con sviluppo in serie di Taylor e Clori come funzioni in phi. Quindi questa è stata l'operazione, il vantaggio che ho avuto nel considerare spostamenti piccoli. Poi l'equazione algebrica e in particolare l'equazione algebrica omogenea, quindi qui c'è 0. Questa soluzione algebrica ammette quindi, omogenea, ammette quindi sicuramente quella che è detta soluzione banale. La soluzione banale è quando phi è uguale a 0. E se vedete chiaramente questa equazione qua è soddisfatta, qualsiasi termine sia, qualsiasi cosa sia questo termine di apparenza, quando è uguale a 0. Questo dal punto di vista analitico, questione algebrica omogenea, quindi ammette la soluzione banale con phi uguale a 0. Dal punto di vista meccanico vuol dire che questa è la mia mensola, la mensola sta in equilibrio in verticale tutto il carico P con phi uguale a 0. Esiste però anche una soluzione non banale. Soluzione non banale dal punto di vista analitico vuol dire una soluzione con phi diverso da 0 e in particolare indeterminato, phi può essere qualsiasi, purché kφ meno phi per L sia uguale a 0. Che vuol dire che se voi pensate anche ovviamente come nasce il problema, vuol dire che se voi all'inizio avete la struttura una certa L rigida, una certa rigidezza della molla qua, al crescere di B da 0, quando la struttura è scarica, al crescere di B, quando P cresce, quando P è 0, questo termine è semplicemente K con phi, non può essere uguale a 0, quindi la molla sarà un numero positivo. A un certo punto però, quando phi arriva al valore kp su L, ed è un valore ben preciso, quindi lo battezziamo con CR, quando il valore di phi raggiunge, partendo da 0, questo valore phi, si innesca l'annullamento di questo termine qua, quindi phi può essere diverso da 0 qualsiasi. Che vuol dire che in questo caso qui
può essere qualsiasi. Diverso da 0. In particolare può essere positivo, in quel caso la rotazione da questa parte qui, oppure potrebbe essere negativo, in quel caso la rotazione viene dall'altra parte. Va anche detto che a rigore phi potrebbe essere in termini analitici qualsiasi, potrebbe essere anche un miliardo, no? Che basta che sia diverso da 0, potrebbe essere anche meno un miliardo. Dal punto di vista però meccanico, phi è un angolo, quindi sicuramente non può essere un miliardo, perché comunque può arrivare al massimo 2 pi greco, multipli di 2 pi greco, quindi l'angolo phi di 360 gradi non può essere. È la prima considerazione, quindi phi non è, dal punto di vista analitico, qui può essere qualsiasi cosa, dal punto di vista geometrico, dal punto di vista meccanico, geometrico non è così. L'altra cosa che noi abbiamo notato, abbiamo detto questo, occhio che phi comunque è, abbiamo considerato il piccolo, abbiamo fatto questa approssimazione, ma phi deve essere piccolo, quindi non può essere 10 gradi, 20 gradi, 30 gradi, ma deve essere un angolo comunque piccolo per permettere lo sviluppo fino al secondo ordine delle funzioni trigonometriche. Quindi occhio che dal punto di vista analitico, se guardate questa equazione qui, phi può essere un miliardo, 1 milione, 100.000, meno 30.000 e così via, perché è un numero. Se quella la considerate come equazione, appunto, se però restate ancorate al fatto che questo è un problema meccanico, phi è un angolo, abbiamo detto che phi deve essere piccolo, perché altrimenti lo sviluppo, la nascita di questa equazione non è valida, phi deve essere un angolo piccolo, in modo tale che sia valida la costruzione che abbiamo fatto lì. Questo, con queste precisazioni qui, è un punto significativo, perché vuol dire che per la nostra struttura, anche se è perfetta, se io applico il carico P, esiste un valore del carico P di compressione, per cui a un certo punto questo valore qua sbanda o da una parte o dall'altra. Non riusciamo a determinare se sbanda a destra, spalla a sinistra, resta il fatto che la struttura spalla, che vuol dire che accanto alla configurazione banale, ovvero accanto alla configurazione di equilibrio banale, quindi banale o declara semplicemente declara compressa, ne esiste un altro, un altro possibile equilibrio non banale, ovvero accanto all'equilibrio, diciamo, primario, esiste la possibilità che ci sia un equilibrio in una configurazione secondaria. Se volete, diciamo, cancellarci questa lavagna qui e tracciare
fatte da 0, l'asta è deformata, verticale, descarga, e poi cominciamo a caricare P. Allora, se cominciamo a caricare P, fino a che P è minore di questo valore qui, l'asta è verticale. Quindi, se quasi un singolare in laboratorio questa è risposta qui, noi avremo per inizio i pixel si muovono tutti lungo l'asse verticale. Io aumento il carico B, la risposta è sempre 0. Quindi mi muovo in questa direzione qui. A un certo punto, il valore di carico P critico, c'è una biforcazione di equilibrio. Questo è il mio ramo primario, con cui io sono partito all'inizio, dopodiché io ho una biforcazione. Se espando verso destra, con più positivo vado a questa parte, se sbando con più negativo sbando all'altra parte. Questo qui è un punto di biforcazione e qua mi nasce un ramo secondario. Ramo secondario vuol dire che all'incrocio posso andare a destra, a sinistra, a seconda. Se vado da questa parte, vuol dire che la mia colonna sbanda in questa maniera, in positivo. Se vado da questa parte, vuol dire che sbanda verso sinistra, con in teoria potrei andare sopra, continuare su questo percorso qua, però la regola generale, la struttura, segue sempre. Risponde sempre nella maniera più bassa, quindi teoricamente potrebbe sopportarmi anche questo livello qua di carico, però al massimo può arrivare oltre a questo, e questa è la risposta più bassa, verso destra, verso sinistra. Questo è un punto anche importante, per esempio potremmo anche renderci conto di questo aspetto qui. Potremmo anche investigare una caratteristica successiva del comportamento strutturale. Guardate, tutti questi punti qui, tutti i punti che stanno qua sopra, qualsiasi punto che sta qua sopra, anche questo, è un punto che soddisfa l'equazione di equilibrio. Perché l'equazione di equilibrio è questa, quando più uguale a 0, l'equazione di equilibrio è verificata. Mi vanno bene anche queste, qualsiasi punto che sta qui. Devo stare attento che phi può essere un miliardo, ho detto che phi è piccolo, quindi mi va bene soltanto qui nell'elenco dell'origine, però qualsiasi punto qui mi va bene, perché è annullato questo, questo può essere come vuole, questa è di equilibrio verificata. Quindi quando sono qua sopra questo asse qui, ramo binario, l'equazione di equilibrio che scrivo ancora, fatto a P meno P per L per P uguale a 0, questa è l'equazione di equilibrio. Questo mi va bene e qualsiasi punto che sta qui ha P uguale a 0, quindi mi soddisfa l'equilibrio. D'altra parte, qualsiasi punto che sta qui, ramo secondario, anche mi va bene, perché stavolta è KP meno P critico per L uguale a 0, stavolta quello che è 0 questo. Quindi qualsiasi punto che stia o qui soddisfa l'equilibrio. Però come sapete, la cosa che dobbiamo investigare, il passo successivo, il carattere successivo che dobbiamo dare all'equilibrio è se l'equilibrio è stabile o instabile, non differente. Quindi quello che dobbiamo pensare di fare è adesso per investigare il carattere dell'equilibrio, se stabile o instabile, differente, dobbiamo considerare una quantità che è l'energia. Il sistema è conservativo, il carico gravitazionale, quindi dobbiamo scriverci l'energia potenziale totale di questo sistema. Allora, con calma scriviamo l'energia totale. L'energia totale è figlia
l'unica variabile che ho, l'unica coordinata cinematica, che è phi, e sarà legata l'energia immagazzinata dalla deformazione della molla. L'energia di deformazione della molla è una forma quadratica espressa in questa maniera. Questa è l'energia di deformazione della molla. Poi dobbiamo aggiungere, quando l'elemento, la colonna spalla questa parte qui, quella che è stata la variazione di energia potenziale del mio carico. Il carico era qui, si è abbassato in questa maniera, ha perso l'energia potenziale che pare a P per questo spostamento qui, meno P per destra. Questa qui è l'energia di deformazione, che è una forma quadratica. Questa qui è la variazione di energia potenziale legata al fatto che il punto di applicazione prima stava su in cima, adesso si è abbassato in delta. Allora, per fare questo, qui dentro il primo termine è unissimo perché è una forma quadratica, un mezzo kt al quadrato, poi abbiamo meno p per delta. Se facessimo le cose esatte all'inizio, delta ha questa espressione qui. Quindi per L 1 meno coseno di t, questa sarebbe l'espressione esatta. Poi però noi abbiamo detto, no, guarda, usiamo anche del secondo ordine, scrivo l'equazione di equilibrio e considero lo spostamento del sistema, però spostamento piccolo, qui la rotazione piccola, quindi è piccolo. Quindi al posto di coseno devo usare un altro sviluppo. Questo, e me lo tengo fino al secondo ordine. Stavolta ho L1, mi va bene, poi ho meno t quadrato su 2 fattoriale, poi avrei più fi alla 4 su 4 t fattoriale che lo butto via. Quindi l'approssimazione al secondo ordine è questo, meno la p il quadrato meno p per L per 1 meno coseno di pi, che è questa cosa qui. Quindi meno 1 più t al quadrato diviso 2, 2 fattoriale 2, il resto lo butto via. Qui posso semplificare chiaramente l'1 e la forma quadratica che mi resta è questa. Posso cancellarmi qui adesso la lavagna che ho scritto le approssimazioni numeriche. L'energia totale in funzione di pi, la teoria del secondo ordine, cioè avendo sviluppato tutte le funzioni di pi al secondo ordine, cioè termine al secondo quadrato, è di questo tipo qua, un mezzo k phi al quadrato meno pi per L. Questa è l'energia potenziale totale approssimata del secondo ordine, perché immagino di studiare come varia funzione dell'energia potenziale totale per figli, poi in modo tale fare l'approssimazione che ho fatto. Adesso, qui, se abbiamo l'energia, se abbiamo dato un approccio energetico, no, possiamo considerare teoremi legati all'energia. Allora, primo teorema, noi possiamo considerare quello della stazionarietà dell'energia potenziale totale. Il teorema ci dice che una configurazione di equilibrio, se il sistema ha una certa energia totale, all'equilibrio l'energia potenziale totale è stazionaria, quindi presenta un massimo e un minimo. Quindi vuol dire che io posso calcolare la derivata dell'energia totale diviso phi, scusate, diviso phi, derivata rispetto a phi, quindi derivo questa funzione e mi viene fuori il mezzo kp per 2 phi, quindi è kp meno i per L 2 phi diviso 2 meno i per L phi, e se sono in equilibrio questo è 0. Questa è la stazionarietà dell'energia potenziale totale.
da questa equazione, dalla stazionarietà dell'energia potenziale totale, mi ricavo la configurazione di equilibrio. Configurazione di equilibrio, quindi la ottengo risolvendo questa equazione, che guarda caso, è l'equazione di equilibrio che abbiamo scritto subito direttamente, considerando la configurazione deformata dell'asta quando vi è controllo. Quindi l'equazione di equilibrio è sempre la stessa. Prima me la sono ricavata considerando l'asta sbandata, quindi con un approccio che è detto diretto, perché ho scritto direttamente l'equazione di equilibrio e la configurazione sbandata. Quindi adesso mi sono ricavato le equazioni di equilibrio, sempre stesse, con un approccio indiretto scrivendo prima l'equazione di energia potenziale totale. L'equazione è la stessa. No? Quindi da qui ottengo sempre quelle configurazioni là. Adesso quello che posso usare è il teorema successivo. Voi dovreste ricordare qual è l'altro teorema che posso usare per un nuovo sistema in cui posso scrivere l'energia potenziale totale, che riguarda l'equilibrio. Teorema di Dirichlet, giusto? Allora, per sapere la natura dell'equilibrio, io scrivo, devo calcolarmi la derivata seconda dell'energia potenziale totale diviso P, derivata seconda dell'energia potenziale totale diviso P. Allora, se derivo questa espressione, un'altra volta, questa espressione qui resta semplicemente KP per P meno P per L. Questa è la derivata seconda. E a questo punto il teorema di Dirichlet mi dice questo: guarda, se questo termine è maggiore di 0, l'equilibrio è stabile. Se questo termine è minore di 0, l'equilibrio è instabile. Se è uguale a 0, l'equilibrio è indifferente. Quindi sei nella fase di transizione. Questo è pregnante nel nostro caso. Vedete, se noi pensiamo a questo in termini di della nostra struttura, quando P uguale a 0, scusate, qui mi sono capo filo derivato, quindi P non c'è più questo. Allora, quando P uguale a 0, capo filo è sicuramente positivo, quindi l'inizio dell'equilibrio è stabile. Poi cresce di P, l'equilibrio diventa indifferente, poi diventa instabile. E in particolare la situazione di equilibrio indifferente, in transizione, è quando KP meno P per L è uguale a 0, ovvero quando il carico P è uguale al carico critico KP diviso L. Quindi, da questa analisi energetica, noi sappiamo questo. Quando noi partiamo da qui, noi abbiamo KP meno P per L maggiore di 0. Ed è maggiore di 0, quindi tutti questi sono punti di equilibrio stabile, fino al limite in cui abbiamo P, in cui l'equilibrio diventa indifferente. E possiamo indifferentemente sbagliare a destra o a sinistra. I punti che stanno qua sopra sono caratterizzati da KP meno P per L. Tutti questi punti qua sono di equilibrio, ma instabili, e quindi non possono essere realizzati nella realtà. Va bene? Quindi, i punti sono tutti di equilibrio. Fino a qua di equilibrio stabile. Tutti questi sono di equilibrio indifferente, posso andare dove voglio. Da qui in poi ci sono ancora punti di equilibrio, ma sono instabili. Possiamo anche farci fare un disegno un po' più articolato in cui possiamo dare anche una interpretazione grafica a quanto abbiamo detto. Allora, facciamo così, facciamo questo piano qua, questo grafico qua, in un piano. Allora, qui dentro qui. Poi
qui metto P, quindi vedete semplicemente preso questo piano, P è il pollice, il mio indice è P, me lo sono preso, me sono ruotato qua in verticale, metto l'energia totale. L'energia totale è la funzione che è scritta qui, che è figlia di phi di phi, a parte k phi e l che sono parametri, no? Allora vediamo come funziona, come varia questa energia potenziale totale figlia di queste due variabili, che le due variabili sono phi e phi, questa nell'asse verticale è l'energia potenziale totale, vediamo come varia la funzione. Allora, disegnare la funzione tridimensionale è sempre un po' difficile, no? L'espressione è questa qui. Se volete possiamo anche semplificarla in questa maniera. Ci raccogliamo un mezzo, poi qui c'è K phi, quindi P per L, per chi è quadrato. No? Allora, l'energia potenziale è fondamentalmente una funzione parabolica di phi quadrato, no? E quindi c'è lineare con phi, con phi, scusate. Allora, facciamo così, al posto che disegnarsi la superficie qui chiaramente in tridimensionale, facciamo così, inseriamo alcune sezioni, va bene? Allora, disegniamo la prima sezione quando i vale 0, quindi quando sono qui. Quando sono qui, l'espressione è un mezzo k phi per phi al quadrato, quindi sarà una parabola fatta così. La disegno in maniera qualitativa, se voi avete Excel o qualsiasi altra cosa, matica, fissate dei parametri, potete tracciare bene. Poi, poniamo di aver scelto invece di sceglierci un p differente. Magari questo valore qua di P, quindi di radicale di critico. Allora, se io guardo l'espressione, faccio immagino di tracciare la parabola che rappresenta la sezione di energia potenziale totale, questo livello qua di P, questo livello P', non di P critico, quello che noto è questo, la parabola c'è questa forma, P è diventato positivo, quindi questo coefficiente P, K phi meno primo per L è diventato più piccolo rispetto a quando è uguale a 0, e che vuol dire che la parabola è meno parabola, quindi sarà sempre una forma parabolica però più dolce, perché c'è sempre il termine phi quadrato, però il termine tra parentesi è diventato un po' più piccolo. Se vado avanti e consiglio un altro valore di P ancora più grande, la parabola si è addolcita ancora di più. Se volete possiamo anche tratteggiarci le nostre varie sezioni. Questa qui è la sezione che ho fatto per il valore del livello di P uguale a 0. Qui la parabola, questa qui, un po' più appiattita. Qui la parabola è ancora un po' più appiattita. Per il valore di P uguale a P critico, prendiamo che sia questo, quindi quando P uguale a P critico, questa è la sezione che dovrei fare, quando P uguale a P critico, questo termine è 0, l'energia potenziale totale è identicamente 1. Quindi questa è l'energia potenziale totale quando P uguale a P critico. Quando supero P critico, questo termine qua è negativo. Quindi sempre una parabola, però con il coefficiente negativo, che vuol dire che se mi fisso qua la parabola è rivolta verso il basso, la parabola è girata da questa parte. Quindi queste sono delle sezioni in cui vedete come vale la vostra energia potenziale totale, che potete fare il disegnetto meccanico, la geometria meccanica con cui si testa sempre
equilibrio. Se io ho una pallina qua e immagino di scostarla, magari spostarla qui, dopo la pallina ritorna qui. Se invece sono in questa situazione qua, sposto la pallina resta nella posizione che muova più a sud. Se invece sono qui, sposto la pallina si allontana sempre di più. Ed è questa la materializzazione dell'energia a differenti livelli di carico P che fa vedere come, superato il carico critico, l'equilibrio è stabile e quindi la struttura diverge. La pallina che diverge vuol dire che l'estremo A' della vostra colonna sbanda verso sinistra, verso destra. Dal disegno, per semplice analogia, la pallina potrebbe andare a più infinito o meno infinito. Nel nostro caso vuol dire che la colonna sbanda così. Poi tipicamente se c'è un pavimento si adagia qua, quindi al massimo più di 90 gradi si può fare, oppure va dall'altra parte e collassa dall'altra parte con meno 90 gradi. No. In teoria di P potrebbe essere meno 1 miliardo, fisicamente per noi al massimo può essere 90 gradi, occhio che poi quando uscite dagli angoli piccoli, le approssimazioni analitiche che voi avete fatto. Quindi qua, se volete, con questo esempio semplice, abbiamo costruito un quadro che è perfettamente coerente con tutto quello che sappiamo. Abbiamo scritto le equazioni di equilibrio. La cosa che vi dicevo io ieri, la regola empirica, guardate che comunque arrivato a un punto di bifurcazione voi non potete superarlo in altezza, a livello di carico, dietro in effetti quello che vi ho detto è in termini volgari il teorema di Michelet. Se superate questo punto di bifurcazione l'equilibrio è stabile perché l'energia non è più convessa, non va. Va bene? Ci siamo? L'ultimo punto che ci resta da valutare è anche questo ed è una cosa che un po' ci dubbia il fatto che non sappiamo se l'asta sbanda a destra o a sinistra. Allora, per fare questo noi consideriamo un caso differente, non consideriamo più il caso ideale che abbiamo fatto qui, ma consideriamo un caso imperfetto. Allora, cancello la mia, posso cancellare tutta la mia lavagna, tutta la mia lavagna. Il problema è molto semplice perché ho
carico P, carico P, H qui, H qui, e ho un momento di richiamo uguale H grande per L. Quindi questa è la struttura dell'equilibrio, la mia asta rigida, nella configurazione quindi è formata. Io entro in ordine, equazione di equilibrio, una configurazione in deformata. Equilibrio, configurazione in deformata. Se invece scrivo equilibrio, una configurazione in deformata, quello che ottengo è questo. Qui sarebbe la mia asta verticale, poi penso che vuoti, questa è la configurazione deformata, poi qui c'è la molla, questo è il carico P, qui il vertice A. Se scrivo l'equilibrio nella configurazione deformata, la testa della mia colonna resta sempre nel suo posto. Qua invece questa è la configurazione deformata, questa è la configurazione deformata. A si spostate un attimo. Ancora una volta B, quindi ho questo angolo qua F. Punto A sposta nel primo, quindi ho quei due spostamenti che mi sono scritto prima. Prima questo è delta, che è L per il seno di F, quello che avevo scritto prima mi sono cancellato, e poi punto A si abbassa di uno spostamento uguale delta per L in 1 meno coseno di F. Allora, se scrivo l'equilibrio nella configurazione deformata, prima, se volete, possiamo scrivere l'equazione esatta. L'equazione esatta è questo, è il punto B. L'equazione esatta è la somma dei momenti rispetto a B è uguale. Allora, ho P per delta, che è un momento orario, poi ho più H per, occhio che come P si è spostato qui a qui, H si è spostato in questa posizione qui, quindi braccio, forza H è L per coseno di Φ, quindi per L coseno di Φ, anche questo è il momento orario, e poi vedete, questo è il momento esterno, figlio dei due carichi, quello verticale e quello orizzontale, poi c'è il restoring che è meno, e questo è uguale a 0. Questo qui è il momento interno. Questa è l'equazione di equilibrio attorno a B, che è la mia mensola che si è dotata di T, e i spostamenti possono essere grandi qualsiasi. Come vedete, dentro ho l'equazione trigonometrica non lineare, coseno di B, poi qua dentro in delta grande o seno di B, quindi l'equazione è sicuramente non lineare. Se considero libera la configurazione deformata, ma la teoria, così la teoria del secondo ordine, posso approssimare funzioni sviluppate in serie di tele di colore fino al secondo ordine. Allora, facciamo qua sotto: l'equilibrio è sempre la configurazione deformata. Queste sono le equazioni di equilibrio esatte. Adesso ci scriviamo l'equazione di equilibrio approssimata al secondo ordine. Allora, guardate che non sbaglio. P per, da posto che delta, ho questa espressione qui. Quindi delta diventa L per Φ, poi ci sarebbe meno Φ al cubo diviso 3 e via. Quindi Φ
per m per phi, poi più coseno di phi, coseno di phi vale 1 meno 3 quadrato 2 fattoriale più così via. Quindi più h per l per 1 meno phi quadrato mezzi. Poi meno k phi per phi uguale a 0. Va bene? Poi questa è l'approssimazione secondo ordine, ho sviluppato tutto col secondo ordine. A questo punto, in questa equazione qui, guardo in faccia l'equazione e mi rendo conto che ho dei termini in phi, che sono phi, phi ricorda anche phi, perché posso usare in una serie di tempo. Qui ho phi, bene. Qui ho hl, per 1 mi va bene, qui ho un phi al quadrato, posso buttare via, gli altri termini sono con phi. Quindi l'equazione che mi resta, questa qui è di questo tipo qua, phi è phi più hl meno k phi per phi a 0. Posso raccogliere phi, in particolare raccolgo k phi meno per l per phi. Ovvio che ho cambiato il segno, ho moltiplicato tutto per meno 1, in modo tale questo è in più, diventa meno, questo diventa meno, lo porto all'altra parte uguale. Da cui phi è uguale a per l diviso k phi meno per l. Questa è la soluzione. Come vedete, questa è l'equazione di equilibrio nella configurazione deformata, considerato la prima configurazione deformata, sviluppando tutto quello che potevo sviluppare nel secondo ordine, eventualmente riconoscendo termini di ordine superiore posso buttare via. Questa è un'equazione algebrica, lineare, non omogenea. A differenza di prima, qui veniva 0, se guardate il vostro appunto, ne sarà incettivo un termine verso 0. Quindi la soluzione è sempre unica. Non ci sono soluzioni banali o non banali. Qui questa è l'equazione algebrica, questo è un termine costante, questa è phi incognita, questo è un termine noto. L'equazione è questa. Se volete possiamo fare una piccola manipolazione che è questa. Guardate, per capire come funziona questa espressione qua, phi, possiamo fare questo. Possiamo fare prenderci h per l, raccogliere k con phi, e poi ci resterebbe sotto, abbiamo raccolto k phi, quindi phi ci resta 1, meno abbiamo raccolto k phi, quindi phi veramente phi per l. L diviso k phi è una vecchia conoscenza, perché L k phi diviso L era il carico critico. Quindi questa espressione qui la possiamo considerare in questo modo qui, h con L diviso k phi per 1 diviso 1 meno phi diviso q critico. Allora, guardiamo in faccia la soluzione che abbiamo ottenuto, che è questa qui. Anche qui pensiamo a, supponiamo anche qui di considerare P parametro, vediamo come varia la soluzione. Supponiamo dentro che P sia 0, quindi c'è solo H. Questa equazione qui ci dice, guarda, se P uguale a 0, questo termine è 0, 1 meno 1 fa 1, la soluzione è hl per k phi, hl diviso k phi. Hl diviso k phi è semplicemente l'equazione di equilibrio, h
diviso KP, città P, vuol dire che all'inizio questa è la soluzione con un certo phi, quando phi uguale a 0. Rifacciamo. Questo è il mio mezzo. Poniamo che phi non c'è. Questo è H. Qui c'è la molla. Immagino che l'asta sia ruotata di B, H si è spostata qui, l'equazione di equilibrio rispetto a questo punto qua B è sommatoria, il momento rispetto a B sarebbe uguale a H per L seno di phi, questo qui L coseno di phi, meno K phi per phi, a 0. Se phi è molto piccolo, lo sviluppo in questo termine, in questa maniera qui, termine quadrato lo butto via rispetto a phi, quindi questo termine qui, L per coseno di phi mi è, mi diventa semplicemente L. Quindi mi resta A per L meno K per phi uguale a 0, phi uguale a H per L per K phi. Va bene? Quindi, quando phi uguale a 0, ritrovo l'equazione di equilibrio, considerando le approssimazioni analitiche, quindi considero sempre phi piccolo, perché è chiaro che se phi è grande, questo termine diventa significativo. Quindi all'inizio, quando phi vale 0, quando phi vale 0, la mia colonna parte un po' sballata. Questa qui, se volete, è il punto di partenza, possiamo chiamarla T0, quando phi vale 0. L'effetto della forza orizzontale c'è la piccola rotazione. Poi, se io studio questa funzione qui ha un termine costante, per T0 che dice un partito, poi qua sotto posso studiare, fare uno studio di funzione, questa è una funzione che è di tipo, di che tipo è questa funzione? Funzione ha un asintoto, quando P tende a P critico, P che tende a P critico, P critico tende a 1 da sotto, quindi 1 meno 1 tende a da sotto, diventa tende a 0, positivo, quindi questo tende a infinito. Che vuol dire che quando P cresce, al limite arriva P critico, lo spostamento P diventa infinito. Asintoticamente da questa parte non raggiunge mai il valore pi critico, perché in teoria quando ho pi critico ho 0, 1 diviso 0, quindi infinito, la forma indeterminata. Ma se penso di far crescere pi da 0, all'inizio parto con questa soluzione qui, e dopo questo è un fattore amplificativo di tipo asintotico, che quando pi in teoria tende a critico, questo tende a 0, quindi lo spostamento della rotazione di P è definito. Anche qui bisogna stare attenti, voi fate tendere phi a infinito, dopo vi cadono le approssimazioni analitiche che avete fatto, quindi gli sviluppi in serie di setti che non vale ancora più. Però diciamo, l'aspetto che è interessante è questo: la soluzione parte con un valore iniziale che è verso 0 applicato ad H, e poi tende asintoticamente alla barriera rappresentata dal più critico. Quindi questa è in termini sostanziali, traduce questa cosa qui. Nella realtà le nostre cose sono sempre perfette, le soluzioni perfette per
trova in stati di equilibrio non possono essere mai raggiunte. Se H è positivo, Φ è positivo. Se H è negativo, quindi va dall'altra parte, comportamento è questo. Questo comportamento qua, a differenza del caso precedente, chiama un comportamento che è di tipo asintotico. Adesso facciamo un disegno un po' più pulito. Questo è P. Questo è P. Quando sono da questa parte, la mensola è spandata così. Quando P è negativo, la mensola è spandata da quest'altra parte. Dal punto di vista teorico, il percorso di equilibrio è questo. Questo è il ramo primario. A questo livello di carico, la biforcazione. Questo livello qui di carico è critico. Quando sono qui, l'equilibrio è stabile. Quando sono qui l'equilibrio è instabile, quando sono qui l'equilibrio è differente. Questo è il quadro teorico. Quando introduco una imperfezione, quindi la porta H, questo quadro che è simmetrico mi viene rotto, cioè una rottura di simmetria. La rottura di simmetria è legata al fatto che la H, anche un retro di vento, decide per tutto sbaglia questa parte. Parte per esempio così e asintoticamente tende a attivare P critico a questa parte qui, vedete, non c'è più il punto di bifurcazione, ho arrotondato l'incrocio. Viceversa, l'H è negativa, questo mi fa sbandare la colonna a questa parte. Più l'imperfezione è piccola, più io sto vicino al punto di bifurcazione. È una protezione piccolissima, seguo questo. Più grande l'imperfezione, più grande H, più arrotondo la porta. E questo diagramma qui poi bisogna anche prenderlo con ricordarsi le ipotesi che ci sono. La prima ipotesi è questa, guarda, qui in teoria chi potrebbe essere umiliato, potrebbe andare fino a più infinito o meno infinito. Non è vero, tu hai usato Taylor, quindi Φ deve essere piccolo. Quindi quello che è la regione di validità è solo nell'intorno dell'origine, quando Φ è piccolo. Però dopo un certo punto, quando noi sappiamo che l'asta comincia a sbandare da questa parte, dopo non ci interessa neanche più sapere come è morto, no? A noi quello che ci preoccupa è quando comincia a sbandare. Quindi per cominciare a cogliere l'incipit del collasso, ci va bene. E le altre osservazioni che noi possiamo fare è questo: il carico critico è una soglia insormontabile. Più grosse sono le imperfezioni, quindi più è perfetta la struttura, più si adagia la struttura. Poi l'altro aspetto che non interesserà è questo: occhio che in generale è un supposto che la kφ sia molla, sia elastica e lineare. In effetti dopo la molla è tutte le cose, prima o poi si rompe. Quindi se per esempio la molla si rompe per un certo valore, supponiamo che sia questo, oltre a un certo filo la molla si rompe, vedete, la capacità portante è molto più piccola rispetto a questa. Questo perché è una cosa che dovremmo tenere in conto quando abbiamo le aste reali. Non è vero che comunque il comportamento della molla è elastico lineare sempre, prima o poi la molla si plasticizza quant'altro. D'accordo? Questa è l'imperfezione di tipo 1, l'imperfezione statica. Poi c'è questa, l'imperfezione di tipo geometrico. L'imperfezione di tipo geometrico è questa. In effetti non è così. La
e l'hanno montata gli operai non verticale ma un po' inclinata. Quindi l'hanno inclinata di così. Cioè quindi un'inclinazione iniziale che vale di 0. Ovvio che l'inclinazione deve essere piccola, perché questa rame cronica monta così, fino a che posso essere tollerante, se me la mettono così gliela faccio rimontare. Ovvio, no? Però devo pensare che non è che si riesce a mettere perfettamente in bolla il sistema. Quando me l'hanno messa così, l'operaio mi teneva fissa una cosa, l'altro sotto mi legava la molla. Poi sopra ci hanno messo il carico. Quindi questa è la posizione di partenza, da cui a un certo punto l'asta eventualmente ruota e ruota in un altro angolo P, a partire dalla configurazione montata non verticale, con zero. Allora, il punto è questo, adesso devo scrivere l'equazione di equilibrio. Questo è sempre il punto P. Il momento rispetto a B è uguale. Momento esterno è P per. Occhio, questa volta abbiamo due di angolo, perché rispetto al verticale c'è I0 e F. Quindi questo è l'angolo, è il braccio, è complessivo, e va P per L per il seno Fi 0 più Fi. Questo è il momento esterno. Poi c'è il momento di richiamo della molla. Occhio che la molla è stata montata quando l'asta era già inclinata. Prima me l'hanno montata inclinata, poi ci hanno fissato la molla e poi ci hanno messo il carico. Quindi la risposta è K Fi per Fi, che è l'angolo incrementato rispetto a P con 0, perché ripeto il meccanismo, questa è la colonna, gli operai me la mettono sulla cerniera e me la montano un po' inclinata, perché montano la molla, dopodiché mi applicano il carico. Quindi la molla funziona da quando è così a quando è così, quindi reagisce solo per l'altro. Questo va a 0. Di nuovo possiamo fare approssimazioni. Allora, P per L, qui abbiamo un seno di un angolo piccolo più un angolo piccolo, quindi complessivamente un angolo piccolo, quindi possiamo considerare P per L per di 0 più P. Gli angoli sono entrambi piccoli, quindi possiamo approssimarli. Meno KP con P uguale a 0. Possiamo anche qui fare le nostre manipolazioni. KP, questo cambio il segno, meno, poi c'è un meno pi per L fi, qua mi resta fi, poi ci sarebbe meno pi per L fi 0, meno pi per L fi 0, poi trovo la parte uguale, uguale pi per L fi 0. Questa è l'equazione di equilibrio nella configurazione deformata, considerando gli angoli piccoli, quindi considerando che l'errore di montaggio piccolo e la rotazione anche successiva. Questa è la sua equazione. Equazione di equilibrio, la configurazione deformata, considerando tutti gli angoli piccoli. Come vedete, questa equazione è come questa. È un'equazione algebrica, lineare, con un termine, la cui φ è uguale a φ per L di con 0 diviso K fi meno P per L. Anche qui potete raccogliere il K fi e viene un'espressione come questa, in cui c'è coefficiente amplificativo. Anche qui il comportamento asintotico. Se per esempio P con 0 è positivo, è diretto da questa parte, l'asta progressivamente, asintoticamente, si esalta da questa parte. Se l'operaio era montato con un P0 negativo, quindi da questa parte, asintoticamente viene esaltato questo spostamento. Come vedete, qui ci sia un'imperfezione dovuta a un errore di montaggio
come questo di 0, oppure ci sia un record di vento da questa parte, a seconda del record di vento, se va da una parte all'altra, a seconda del tipo 0 va da una parte all'altra, il comportamento diventa progressivamente incontrollato, non raggiunge mai questo valore quasi tossico, però viene progressivamente esaltato. Va bene? L'ultima cosa che vi faccio notare è questa. Vedete che quando io scrivo intorno a diretta l'equilibrio, come in questo caso qui, faccio su una cosa di momento, aspetto a questo punto e poi questa è l'equazione che viene fuori. Poi, quando faccio le semplificazioni, porto sempre il capo a fila positivo e cambio i segni. Che è un modo, potrebbe essere un mezzo, no, come mai si può? Tanto si mette il capo a fila positivo e negativo, è la stessa cosa. Però io lo metto positivo perché, se vi ricordate, nell'interpretazione energetica il termine con KP era positivo, perché legato al fatto che l'energia di informazione è sempre positiva. Quindi diciamo è pertinente a KP il segno più, anche perché meccanicamente KP è una molla, quindi avrà una rigidezza che è positiva, no? Non può essere una molla con rigidezza negativa, no? Sono sempre positive. Con questa interpretazione qui, guardate, c'è una cosa in più. Questa sarebbe la rigidezza della molla indetruta. Questo termine davanti, il motivo qua è in un certo senso una rigidezza generalizzata, che moltiplica sempre una P. In particolare, se qui non ci fosse, qui ci sarebbe proprio K P per P, questo termine. Quello che succede è che quando c'è un carico P di compressione è come se ci fosse un decremento di rigidezza. Tanto è vero che quando P è uguale a P di Joule, la rigidezza della molla è 0 e si va in più. Questa è la rigidezza di materiale, di struttura. Questa qui è una rigidezza legata agli spostamenti della struttura, viene detta rigidezza geometrica, perché rappresenta come la geometria comunque viene alterata. Quindi gli effetti di secondo ordine quando c'è P di compressione sono come se ci fosse una riduzione della rigidezza di partenza del materiale, come se via via la vostra molla diventasse più piccola, perché viene aggiunta una rigidezza geometrica che è negativa. Non è a origini materiali, non è legata all'acciaio o qualcosa, è legata al fatto che sono in carne la struttura spalda. La lezione di oggi è, se volete, per esempio, è banale, forse l'avete visto a scienze e costruzioni, l'avete visto? Però è un punto essenziale, diciamo, ritengo che sia importante, anche se l'avete visto già, riflettere sui memori. Qui c'è tutto, c'è gli effetti energetici, la stabilità distinta dell'equilibrio, gli effetti delle interfezioni. L'esercizio che vi chiedo è questo: provate a riflettere questa cosa qui. Al posto che il P di compressione, al posto che la P di compressione, la P fosse stata di trazione, come cambiava questo quadro che abbiamo visto? Volete, fate che l'esercizio, state su una questione semplice, provate a pensare che P sia non di compressione ma di trazione. Va bene? Le parti di passaggio. Ci vediamo alla prossima.